Antonio Amodio, direttore sportivo della Polisportiva Santa Maria. Tu sei figlio del grande calcio, diciamo la verità, perché ti sei cresciuto in ambienti e in zone dove il calcio magari è visto diversamente e hai affrontato anche magari giocatori e tecnici dove la pressione era tanta. Nel Cilento non c'è pressione, è vero? Sì, ce la dobbiamo creare da soli la pressione, non è facile, i ragazzi lo stanno capendo, poi soprattutto questa piazza è una piazza, diciamo, come hai detto tu, che non ti dà tante pressioni, però dobbiamo essere noi bravi a crearci le pressioni, anche perché secondo me possiamo fare bene. Sì, infatti state facendo bene, perché la Polisportiva Santa Maria è in una situazione molto positiva, visti gli obiettivi. Sì, come dici tu Sergio, stiamo facendo bene, abbiamo avuto anche qualche, diciamo, infortunio, adesso stiamo recuperando pian piano tutti. Sì, dobbiamo continuare a fare bene, io credo molto in questa squadra e penso che possiamo fare sicuramente il nostro campionato importante. Il girone I è un girone spesso, diciamo, bistrattato, dici no, quello è per l'ultimo girone, è soltanto agonismo, ma io credo che quest'anno invece sia anche molta tecnica, o mi sbaglio? Sì, mi diceva anche, io questo è il primo anno che lo faccio, quindi mi diceva anche il direttore generale Alberico che si è alzata un po' di più la qualità, noi credo proprio che siamo, sotto quel punto di vista, siamo un'ottima squadra, abbiamo una buona qualità. Poi ci sono squadre importanti come Cavese, Lamezia, la stessa Gelbison, però Acireale, noi secondo me dopo queste squadre blasonate possiamo dire la nostra. Capozzoli può essere il nuovo acquisto, l'acquisto di gennaio di questa squadra? Magari, Donato ne avrà ancora almeno per altri 2-3 mesi. Mi diceva, ne parlavamo l'altra volta, mi diceva che il suo rientro è previsto per fine marzo, inizio aprile, quindi credo che noi proprio in quel ruolo dobbiamo intervenire, dobbiamo prendere un giocatore che ci alza un po' la qualità. Ecco, la Polisportiva Santa Maria cioè cava dal cilindro giocatori sempre bravi e importanti, ma come fai a, cioè fai a uno scouting H24? Ti ringrazio Sergio, no, noi sì, anche in base un po' allo scouting, al girone, sai, fino adesso ho fatto sempre il girone H, altri che è un girone secondo me difficilissimo, riusciamo a trovare dei giocatori che poi fanno a caso nostro, non è sempre facile, però diciamo che ci sta andando bene per adesso. Tu sei figlio d'arte, io ricordo tuo papà quando giocavo con il Napoli, con la Questabia anche, oggi è uno, diciamo, dei dirigenti più interessanti che ci sono in Campania e che capisce di calcio. Cosa significa crescere all'ombra di un giocatore di Serie A e di un competente? Guarda, non è sempre facile. Io forse... Perché poi il confronto è... Sì, bravo. Sì, non è facile. Mio padre ha giocato ad alti livelli, è arrivato con la squadra della sua città in Serie B, ha vinto tanti campionati tra D e C. Io sicuramente vorrei avere almeno una minima parte sua su tutti i punti di vista, a livello calcistico, a livello umano. Però fino adesso, come hai detto anche tu prima e ti ringrazio, tutto quello che sto facendo del calcio, diciamo che me lo sto, diciamo, costruendo da solo. Quindi, anzi, avendo anche un po' dei problemi, quest'anno avevo avuto la possibilità di poter andare proprio nella città dove vivo, Castellammare di Stabia, poi non c'è stata la possibilità, ma sono contentissimo di essere arrivato qui, perché questa è una grande società, è una società... ambizioso. Ti voglio punzecchiare un po', perché sai, poi il mio ruolo è anche più punzecchiare. Sì. Tu avevi scelto Maiuri, oggi Maiuri con la Casertana è al vertice del campionato del girone H, dell'altro girone. Poi avete ripiegato su un giovane del posto che vi sta dando le giuste soddisfazioni, o mi sbaglio? Quindi... Sì, il mister era la persona giusta al momento giusto. Quindi abbiamo fatto, diciamo, un briefing con la società, col presidente, con Alberico, loro già conoscevano la persona. Fino adesso diciamo che stiamo avendo ragione. Per concludere voglio fare invece una battuta di carattere geopolitico. Sì. Tu sei stato a Sorrento, sei di Castellammare e adesso stai nella città di Benvenuti al Sud. Cioè, come luoghi ti tratti bene però. Sì, diciamo anche come società, ho sempre lavorato in società serie, ambiziose, quindi
sono fiero e contento di far parte di questa grande società. Fai un dai un messaggio alla tua squadra. Alla mia squadra posso dire che per me, per il mio modesto parere, stiamo facendo secondo me anche al di sotto delle nostre potenzialità. Io credo molto in loro, credo molto nello staff tecnico e penso che questa squadra possa veramente dare grandi soddisfazioni alla società e alla gente di Santa Maria. È un messaggio ai tifosi? Ai tifosi di starci più vicini, di venire nei momenti difficili, di starci vicino nei momenti difficili e di non andare, sai, di non fare futili, diciamo, critiche che non servono a niente. Dobbiamo essere positivi, anche perché il presidente lo merita. Tavassi, oltre ad essere un grande uomo di calcio, di vita, è una persona che merita tanto e quindi devono stare vicino alla società e vicino alla squadra. Un messaggio al girone I. Al girone I che posso dire? Spero che Santa Maria arrivi più in alto possibile e daremo filo da torcere a tutti. Grazie. Prego.